Rieccomi, ho realizzato anche il secondo laterale e questo è il risultato. Per quanto riguarda il manico di perline, possiamo realizzare la forma che più ci aggrada. Possiamo realizzare o una forma tonda per il nostro manico, oppure rettangolare, oppure quadrata, triangolare, possiamo fare la forma di un cuoricino, insomma, possiamo davvero sbizzarrirci con la forma del manico. Adesso in questo video vi illustro come si realizza il manico in formato rettangolare. Mentre per quanto riguarda la parte della borsa, questa qui viene realizzata a row nella tecnica right angle weave, il manico viene realizzato con la cubic row. Ovviamente lo dice stesso la parola, una lavorazione cubica appunto in 3D, in modo da avere un buon sostegno e una bella struttura al nostro manico. Quindi adesso vi illustro quello che ho realizzato al momento. Stavo realizzando appunto tutta la lavorazione, ovviamente adesso con la lavorazione RAW, dopo vi mostro come andare ad unire il tutto e per realizzare appunto la lavorazione in Cubic RAW, con la tecnica appunto Cubic RAW. Bisogna, per quanto riguarda il manico, il primo passaggio da effettuare è questo: realizzare appunto un segmento sempre con la lavorazione a row, cioè come vi ho mostrato appunto per la realizzazione della borsa. Bisogna avviare un'altra lavorazione sempre con 2,5 metri di filo e bisogna iniziare la lavorazione realizzando i moduli. I semplici moduli che vi ho mostrato a inizio video. Quindi ho realizzato appunto questo segmento esattamente di 9 moduli. Come potete ben vedere, sono appunto 9, 3, 6, 9. Al nono modulo io avrò sempre il filo di destra e il filo di sinistra. Per rigirare verso sinistra e per continuare la mia forma rettangolare, vado ad inserire sul filo di destra 3 cubotti. Nell'ultimo cubotto vado a realizzare l'asolina e poi vado a chiudere il tutto con il filo di sinistra, cioè inserisco il filo di sinistra all'interno dell'asolina e stringo, in modo che mi rigiro all'interno della lavorazione e vado avanti con il nodino, ovviamente in questo cubotto qui rosso. Vado a realizzare altri 7 moduli, tenendo ovviamente a mente che questo qui dove rigiro sarà sempre il primo modulo, quindi il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo modulo. Quindi ricordatevi sempre che all'ottavo modulo, cioè questo qui che vi sto indicando, per rigirare verso sinistra bisogna inserire tutti i cubetti sul filo di destra. Ovviamente realizzare l'asolina con nel cubo questo qui rosa tenue e poi chiudere il filo di sinistra nell'asolina e tirare in modo che già siamo pronti per rigirare la lavorazione e poter continuare anche il terzo lato. Il terzo lato ovviamente sarà di 9 moduli perché il lato questo qui parallelo è appunto formato da 9 moduli. Quindi questo sarà sempre il primo e andrò a realizzare altri 8 moduli, quindi come vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 moduli. Ovviamente sempre per rigirare al nono modulo vado ad inserire sempre sul filo di destra i 3 cubetti, vado a realizzare l'asolina nel cubettino questo qui ocra e vado a chiudere il filo di sinistra nell'asolina, in modo che, come vedete, i fili fuoriescono da questo cubetto. Adesso, per chiudere questa lavorazione, io devo avere in tutto 8 moduli, perché appunto dall'altra parte ci sono 8 moduli. Quindi io 2 moduli già ce li ho qui sulla lavorazione. Uno è questo qui alla mia sinistra e l'altro è questo qui alla mia destra, da dove fuoriescono appunto i 2 fili. Quindi devo realizzare esattamente altri 6 moduli, tutti collegati tra di loro, tenendo conto che ovviamente il sesto devo collegarlo ovviamente a questo cubetto qui rosso. E ovviamente per continuare la lavorazione bisogna inserire sul filo di destra 2 cubotti, realizzare l'asolina, sul filo di sinistra un solo cubotto. Poi il filo di sinistra lo inseriamo nell'asolina di destra
e andiamo a tirare entrambi i fili. Il nodino vado sempre a nasconderlo all'interno del cubotto ed ecco qui il secondo modulo completato di quest'ultimo lato. Vado avanti sempre inserendo due cubetti a destra e un cubetto a sinistra. Rieccomi, devo realizzare appunto l'ultimo modulo che va a collegare questo segmento a questo lato qui. Adesso sul filo di destra vado ad inserire un cubetto, quindi vado ad inserire un cubetto, nel mio caso ocra, lo porto alla fine. Sempre con questo filo qui rientro nel cubettino questo rosso di questo lato qui, mi aiuto con le pinze, tiro i fili e sempre con questo filo qui vado ad inserire un altro cubetto, eccolo, lo inserisco appunto viola, rientro all'interno di questo cubetto formando l'asolina e porto il tutto alla fine, ecco qui l'asolina, e rientro ovviamente con l'altro filo all'interno dell'asolina e tiro bene il tutto. In questo modo appunto ho collegato i due lati e ho realizzato appunto il primo manico della borsa. Ovviamente devo riprodurre questa lavorazione identica per realizzare anche il secondo manico. Prima di mostrarvi come si collega, ovviamente vado a ripassare all'interno della lavorazione con entrambi i fili, li blocco e li taglio e ritorno da voi. Rieccomi ed ecco qui il primo manico terminato. Ho bloccato e tagliato i fili in eccesso e come potete ben vedere la lavorazione risulta abbastanza morbida. Adesso dobbiamo fare ulteriori passaggi per completare il primo manico. Come vi dicevo prima, questa lavorazione va replicata anche per il secondo manico, quindi adesso io vi mostro ovviamente i procedimenti per realizzare un solo manico e poi ovviamente vanno ripetuti questi procedimenti che vi sto mostrando adesso per formare anche il secondo manico. Quindi una volta realizzata questa cornicetta multicolor, un po' morbidina, bisogna accantonarla. Tenete conto sempre che la cornicetta parte, questo manico rettangolare parte appunto da 9 moduli, che sono appunto questi qui alla base, che sono appunto i 9. Questi 9 moduli vanno appunto fissati a 9 moduli della borsa. Vi mostro quali moduli sono. Come potete ben vedere, qui ci sono 2 moduli a sinistra che vanno appunto esclusi e 2 moduli a destra che vanno esclusi. Quelli centrali sono esattamente 9 moduli, sono 3, 6, 9 e sono appunto questi qui i moduli che ci servono per collegare appunto il manico alla borsa. Quindi questi qui. Ovviamente sarà la stessa cosa anche dall'altra parte, bisogna sempre escludere 2 moduli a sinistra e 2 moduli a destra. Come potete ben vedere, i miei 2 fili fuoriescono appunto dal terzo modulo. Vado a realizzare da questo modulo qui, vado a realizzare in altezza esattamente 7 moduli, tenendo conto che devo replicare ovviamente questa cornicetta. Devo replicarla ovviamente anche sulla borsa, tenendo conto che qui già ho presente i 9 moduli della base, quindi andrò in altezza e realizzo esattamente altri 7 moduli. Quindi vado a realizzare la medesima cornicetta anche qui sulla borsa, la vado a realizzare sempre con la colorazione questa qui lilla, in modo che poi nel retro avrò appunto tutta la borsa realizzata lilla e poi questi elementi decorativi multicolor qui sulla borsa che vanno a completare ovviamente il manico, e vado a realizzare la medesima cornicetta qui sulla borsa. Come vedete ho già posizionato il mio filo qui nel terzo cubetto, questo sporgente qui in alto, e quindi vado a realizzare il secondo modulo. Come vi dicevo prima, vado a realizzarli sempre con la colorazione lilla, quindi andrò ad inserire sul filo di destra 2 cubetti e sul filo di sinistra un solo cubetto. Ovviamente sempre con il medesimo filo rientro nell'ultimo cubetto inserito
al lato destro, realizzo l'asolina ed eccola qua, e rientro con il filo di sinistra all'interno dell'asolina e tiro entrambi i fili ed eccolo qua, ho realizzato il secondo modulo laterale, tenendo conto sempre che questo è il primo, questo è il secondo. Procedo così e realizzo esattamente totale 8 moduli laterali. Rieccomi, ho realizzato appunto 7 moduli, tenendo conto questo, come dicevo prima, che è sempre il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Sto realizzando appunto l'ottavo. Per rigirare verso destra devo inserire i tre cubotti sul filo di sinistra ed eccoli qua. Devo realizzare appunto anche l'asolina ed eccola, e poi rientro con il filo di destra all'interno dell'asolina e vado a stringere per bene e vado ad inserire il nodino all'interno del cubetto in questo modo, e ho realizzato appunto anche l'ottavo modulo. Adesso vado avanti e realizzo ovviamente altri 8 moduli, tenendo conto che questo è sempre il primo, per un totale appunto di 9 moduli. L'ultimo modulo, ricordatevi di rigirare ovviamente il lavoro inserendo tutti i cubetti sul filo di sinistra, in modo da rigirare il lavoro e andare avanti con la lavorazione per realizzare anche l'ultimo lato. L'ultimo lato ovviamente andrà collegato, questo segmento qui in alto, a questo modulo qui che già è presente sul lavoro. È la medesima lavorazione effettuata ovviamente per realizzare questa cornicetta qui multicolor. Vi ricordate, abbiamo collegato questo lato qui ovviamente a questo in basso, e quindi abbiamo realizzato soltanto 6 moduli per collegare ovviamente tutti i segmenti e realizzare questa cornicetta. Quindi vado a ripetere nuovamente questi passaggi e realizzo ed effettuo anche la cornicetta anche qui sulla borsa e ritorno da voi. Rieccomi, e come potete ben vedere ho realizzato anche la cornicetta qui sulla borsa, quindi avremo una base di 9, i due laterali da 8 e questo lato qui formato sempre da 9 moduli. Quindi adesso vado prima a ripassare all'interno della lavorazione per bloccare e tagliare questi due fili che fuoriescono da questo cubetto qui, e poi vi mostro come collegare le due cornicette e formare un manico. Rieccomi, ho bloccato e tagliato i fili in eccesso e questo è il lavoro. Ecco qui la cornicetta. Adesso vi mostro come collegare ovviamente questa cornice con quest'altra e formare appunto un unico manico della borsa. Vado semplicemente ad inserire del nuovo filo nella cornicetta questa qui multicolor. Mi sono posizionata in questo cubotto qui lilla e ho inserito esattamente tipo un metro e mezzo di filo. Ho pareggiato i due fili e adesso mi ritrovo ovviamente l'estremità di destra e l'estremità di sinistra. Adesso con quella di sinistra vado ad aggiungere un cubetto, quindi abbasso leggermente la telecamera, vado ad aggiungere un cubettino sul filo di sinistra ed eccolo qua, e inserisco questo filo qui di sinistra in questo cubetto qui in alto che è il primo di questo segmento, quindi vado ad inserire questo filo all'interno di questo cubetto qui in alto e mi aiuto con le pinze in questo modo. Ovviamente porto il tutto alla fine e vado a tenere il lavoro in questo modo, quindi ok, tiro bene e questo è il lavoro al momento. Adesso devo aggiungere ovviamente un nuovo cubettino, vado ad utilizzare sempre questo filo qui, quindi inserisco, appoggio un po' la lavorazione, inserisco un altro cubettino, lo prendo giallo e sempre sul medesimo filo vado ad inserire il cubetto giallo e vado a realizzare anche l'asolina all'interno di questo cubetto. Porto il tutto alla fine in questo modo.
Ho realizzato l'asolina ed eccola qui. Adesso vado a prendere l'altro filo e lo inserisco all'interno dell'asolina. Ovviamente questi primi passaggi saranno un po', tra virgolette, complicati perché dovete badare ad entrambi i fili. E come vedete, appunto, ho fissato il primo modulo. Vedete? Ho aggiunto una perlina a sinistra e una perlina a destra. Adesso il filo questo qui, che fuoriesce a destra dalla perlina gialla, lo infilo all'interno di questa perlina qui verde. In questo modo. Così vado a collegare anche il secondo modulo. Invece il filo che fuoriesce alla sinistra del cubetto lo vado ad inserire nella seconda perlina del modulo accanto viola e tiro il filo. Adesso ovviamente su questo filo qui che passa in questa perlina qui viola vado ad inserire un nuovo cubetto. Aspettate che io appoggio la lavorazione così, che sennò cade tutto. Quindi prendo un nuovo cubettino, in questo caso lo prendo viola, quindi in questo modo realizzo l'asolina in questo cubetto e rientro con il filo di destra all'interno dell'asolina. Tiro bene i fili e ho collegato anche il secondo modulo. Adesso il filo che va verso il basso rientro in questo cubotto qui rosso. Mi aiuto sempre con le pinze. E il filo che fuoriesce verso l'alto lo infilo in questo cubetto qui viola che viene subito dopo, cioè del terzo modulo. E tiro. Su questo filo ovviamente inserisco un nuovo cubetto, quindi vado a realizzare anche l'asolina, porto il tutto alla fine e rientro l'altro filo all'interno dell'asolina e tiro bene entrambi i fili. Quindi ripeto questi passaggi. Arrivo all'ultimo modulo e ritorno da voi. Questo è il risultato. Come vedete, ho realizzato questa cucitura qui collegando appunto la cornicetta lilla alla cornicetta multicolor. Ho inserito esattamente questi cubettini qui centrali per poter effettuare la cucitura. Questo è l'ultimo cubetto inserito, questo qui appunto arancio. Infatti, i miei due fili fuoriescono da questo cubettino qui. Per continuare la lavorazione basta rigirare il lavoro in questo modo, il filo di destra andrà appunto in questo cubetto qui viola, mentre il filo di sinistra andrà in questo cubetto qui verde. E poi stessi passaggi per poter continuare la cucitura anche per quanto riguarda la parte qui esterna dei due manici. Questa lavorazione, questa cucitura, dobbiamo farla anche per quanto riguarda l'interno. Quindi, proprio in questi punti qui, andremo ad inserire appunto i cubetti per andare a rinforzare e stringere e chiudere entrambi i due lavori, per andare a compattare i due lavori e avere un risultato bello rigido e stabile. Quindi adesso io continuo la cucitura esterna e ritorno da voi e vi mostro anche come si effettua la cucitura interna. Rieccomi, ecco come si presenta al momento la cucitura laterale esterna, ed eccola qui, ho inserito appunto tutte queste perline qui. Adesso la lavorazione è ancora abbastanza instabile. Adesso ve l'appoggio in questo modo, così vi mostro anche l'ultima perlina da inserire. Aspettate che zoomo la lavorazione ed ecco qui come si presenta la lavorazione laterale al momento. Questi cubetti sono appunto i cubetti inseriti per realizzare la cucitura. Questo è l'ultimo cubetto inserito e come potete ben vedere il filo che va verso l'alto l'ho inserito in questo cubetto qui fucsia, il filo che va verso il basso l'ho inserito nel cubetto corrispettivo appunto questo qui centrale. Ve lo illustro, aspettate, facendo in questo modo. Vedete, noi abbiamo escluso esattamente il primo modulo e il secondo modulo e io sto lavorando esattamente questo cubetto qui centrale che è appunto
Il centrale fra il secondo modulo e il terzo modulo. Vedete? Ve lo mostro in questo modo. Questo è il primo modulo, questo è il secondo. Io ho infilato il filo esattamente in questo cubetto qui, che è appunto quello centrale fra il secondo modulo e il terzo modulo. Ve lo alzo così vi mostro per bene la lavorazione. Vedete? Quindi ho infilato il filo in questo cubetto qui e sono pronta per inserire un nuovo cubetto. Quindi vado ad inserire sul mio filo un cubetto, scelto appunto arancione, e rientro nuovamente nel medesimo cubetto realizzando appunto l'asolina. Ed eccomi qua. E ovviamente rientro con l'altro filo all'interno di questa asolina e tiro bene i fili. Ovviamente devo tirare per bene e devo far rientrare ovviamente il nodo all'interno di questo cubetto, quindi tiro entrambi i fili cercando di avvicinarmi per bene e stringere la lavorazione in questo modo. Ecco qua. Ho posizionato appunto questo cubetto. Adesso il filo che va verso l'alto, rientro, giro un po' la lavorazione. Il filo che va verso l'alto rientro in questo cubetto qui celeste e mi aiuto con le pinze. Aspettate, eccomi qua. Il filo che va verso il basso invece rientro esattamente in questo cubetto qui, questo che fa parte sempre del terzo modulo, quindi vi avvicino un attimo. Quindi questo centrale ho collegato appunto il cubettino arancione e adesso il filo deve andare in quest'altro cubetto che è sempre parte del terzo modulo. Il terzo modulo è formato appunto sempre da 4 perline, 1, 2, 3, 4. Io ho lavorato questa laterale, adesso devo lavorare questa qui in basso. Vi alzo un po' la lavorazione, vedete? Io ho lavorato questa centrale, adesso devo lavorare questa qui. Ovviamente devo lavorare tutti questi cubetti qui di ogni singolo modulo. Vedete, questo è il modulo, io devo lavorare questo qui in basso per poter collegare ovviamente le due cornicette. Quindi vado ad inserire questo filo all'interno di questa perlina qui. Aspettate, spero di riuscire con la telecamera davanti. Ecco qui, mi aiuto con le pinze per far fuoriuscire il filo da questo cubetto qui, in questo modo. E adesso sono pronta per poter inserire un nuovo cubetto. Quindi, nuovo cubetto sul mio filo, vado a realizzare l'asolina rientrando nuovamente nel medesimo cubetto, porto il tutto alla fine e rientro ovviamente con l'altro filo all'interno dell'asolina. Qui dobbiamo fare maggiore attenzione sempre per il discorso di far rientrare il nodino all'interno del cubetto, quindi stringiamo gli entrambi i fili in questo modo. E adesso per continuare, il filo che va verso l'alto rientro in questo cubetto qui. Il filo che va verso il basso, ovviamente devo lavorare questi cubetti qui che vi ho indicato appunto prima. Vi alzo un po' la lavorazione, potete tranquillamente capire benissimo quali sono i cubetti. Questo è il primo modulo, come potete ben vedere, e questo è il cubetto da lavorare. Questo è il secondo modulo e questo è sempre il cubetto da lavorare. Terzo, stesso discorso, sarà sempre questo e così via. E ovviamente ogni cubetto che è presente sopra c'è il corrispettivo sotto, quindi questo andrà collegato a questo qui andrà collegato a questo e così via. Vedete? Ovviamente inserendo sempre le perline, i cubetti qui centrali in questi spazietti qui vacanti. Io vado avanti e continuo la cucitura anche qui in basso. E questo è il risultato al momento. Come vedete, sono appunto 10 i cubetti inseriti, sono appunto questi qui, tutti questi cubetti. Questo è l'ultimo cubettino appunto inserito. E adesso giro la lavorazione in questo modo. I fili che appunto fuoriescono da questo cubettino qui, il filo che va verso destra l'ho inserito in questo cubetto qui arancio laterale, invece il filo che va verso sinistra l'ho inserito esattamente in questo
cubettino qui. Questo qua che vi sto indicando adesso con il dito. Tenete conto che questo è il primo modulo che abbiamo escluso, questo è il secondo. Voi vi dovete inserire appunto in questo cubetto qui che collega il secondo modulo dal terzo modulo. Aspettate che tolgo tutti i fili, quindi appunto questo cubetto qui. E non ci resta che adesso inserire un nuovo cubetto e per iniziare ovviamente la cucitura anche qui. In quest'altro lato. Ovviamente effettuo questo passaggio e vi mostro il risultato finale. Questo è il risultato al momento. Come vedete, appunto, ho inserito anche le perline qui, i cubetti qui laterali. Questa gialla, questo cubetto qui giallo è appunto l'ultimo cubetto inserito. Infatti i fili fuoriescono da questo cubetto qui. Adesso avvicino leggermente la lavorazione e vado a ripassare all'interno del lavoro per risbucare ovviamente della parte interna della cornicetta. Quindi il filo di destra lo ripasso anche in questo cubetto rosso in alto e tiro, poi giro, inizio a spostarmi solo con questo filo, poi ovviamente mi risposto anche con l'altro. E mi rinfilo anche in questa perlina qui viola. Mi aiuto sempre con le pinze. In questo modo. Poi ripasso anche in questo cubetto qui in basso rosa. E ripasso anche in questo cubettino qui, sempre rosa, e mi aiuto con le pinze. Ok, questo filo appunto l'ho posizionato per poter appunto lavorare la parte interna. Stesso discorso faccio anche con l'altro filo, quindi prendo il filo di sinistra che fuoriesce da questo cubettino qui giallo. Lo rinfilo in questo cubetto viola in alto, in questo modo. Aspettate che vado a tagliare anche questo piccolo spezzone di filo che ho lasciato sulla lavorazione, non so se si nota, eccolo qui. Quindi per tagliare i fili mi aiuto sia con la pinza e poi vado a tagliare il filo con questo. In modo che vado a tagliare proprio il filo proprio vicino vicino al foro del cubetto, in questo modo. Adesso appunto risbuco appunto da questo cubettino qui, giro la lavorazione, sempre con il medesimo filo rivado in questo cubetto qui in alto, mi aiuto sempre con le pinze. Poi sempre con questo filo rivado anche in basso. Ok. E infine ripasso in questo cubetto qui laterale. Ed eccomi qua. Sono pronta, appunto, vedete i fili fuoriescono uno nel cubetto viola e l'altro nel cubetto rosa. In questi due e adesso sono pronta per andare ad inserire nuovamente i cubetti in questi spazietti qui vacanti. Rieccomi, questa è la lavorazione al momento. Vi giro, ecco qui. Come potete ben vedere, questo cubettino qui verde è il primo cubetto inserito. Quindi questo è stato il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e qui nell'angolo ho inserito anche il settimo. Ovviamente andrò ad inserire anche in quest'altro angolo un altro cubettino in questo punto qui e avremo appunto per un totale di cubettini inseriti interni sono appunto 8. Quindi ricordatevi di inserire anche il cubetto qui all'angolo. La lavorazione è sempre uguale, quindi io ho inserito questo cubetto giallo. Ho infilato il filo di destra in questo cubetto celeste, ho infilato il filo di sinistra in questo cubetto viola sul retro e poi ho inserito un nuovo cubettino formando appunto l'asolina e
rientrando con l'altro filo all'interno della solina. Ovviamente adesso mi ritrovo entrambi i fili che fuoriescono da questo cubetto qui interno rosa. Adesso il filo di destra andrà nel cubettino giallo e il filo di sinistra andrà in questo cubettino retro viola, per continuare ovviamente la lavorazione anche qui nel lato. Ricordatevi sempre che ovviamente il cubettino va inserito anche in basso qui negli angoli, quindi vi ricordo che qui in alto sono appunto 8, qui nel laterale sono appunto, li contiamo insieme, il primo ovviamente è questo qui rosa angolare, poi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo che andrà appunto qui nell'angolo qui in basso. Quindi 8 interni, 7 laterali. Invece per quanto riguarda la parte esterna, prima ho dimenticato a dirvi esattamente quanti cubetti ho inserito, per quanto riguarda il laterale sono esattamente 9, ve li conto: il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e appunto il nono, che è questo qui che vi sto indicando adesso. Invece per quanto riguarda la parte qui in alto, ovviamente sempre contando questi qui agli angoli, da qui a qui sono appunto 10, ve li conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi 9 laterali e 10 qui in alto da inserire. Quindi questi sono tutti i cubettini da inserire per poter appunto effettuare questa cucitura. Io ovviamente termino tutta la cucitura e ritorno da voi con il manico terminato. Ed ecco qui il risultato: ho realizzato appunto il primo manico della borsa. Ovviamente dovrò replicare tutti i passaggi per poter realizzare anche l'altro manico da quest'altro lato. Prima di effettuare ovviamente questo passaggio, come vi dicevo prima, voglio mostrarvi in un altro tutorial come si realizza un'altra forma di manico, sempre realizzate con le perline. Quindi lascerò al momento la borsa in questo modo, così avrò la possibilità di andare a registrare un nuovo tutorial per mostrarvi un'altra tipologia di manico. Al momento lascio il tutto così. Comunque, se avete seguito i passaggi perfettamente, avete tirato soprattutto bene il filo, ovviamente avrete un manico del genere, cioè solido, stabile e soprattutto bello rigido. Come potete ben vedere, io se alzo appunto la lavorazione, la borsina, il manico è bello rigido e tiene perfettamente la forma, quindi non si va a curvare, è bello rigido e quindi vi consiglio effettivamente di tirare bene i fili e avere appunto questa solidità nel manico, perché è fondamentale. Se così non fosse, ma avete un manico un po' morbido, vi consiglio di ripassare all'interno della lavorazione con un nuovo segmento di filo, ripassare in ogni singolo modulo per andare a stringere e compattare il lavoro, perché ovviamente il manico è fondamentale che non varia la sua forma, ma resti così bello, rigido e strutturato. Mi raccomando, attivate la campanella per stare sintonizzati su tutte le pubblicazioni del canale dei vari tutorial. Vi mostro anche le perline che ho trovato appunto all'interno dei pacchetti di mezzo chilo difettate, proprio per essere sincera al 1000 per 1000. Aspettate che abbasso un po' la telecamera ed eccole qui. Queste sono le perline che ho trovato all'interno del pacchetto di mezzo chilo che appunto sono uscite un po' difettate. Queste ve le mostravo anche in live, vedete qui c'è un esubero, poi è uscito anche questo che non so cosa sia, tipo una crocetta, è uscita anche questa graziosissimo fiorellino, davvero molto carino. Infatti sono tentata ad acquistare questi fiorellini. Insomma, questi sono tutti i cubettini che sono appunto usciti difettati da un pacco ovviamente di mezzo chilo. Può capitare, e a me in passato è capitato anche con le perline della Miyuki che appunto erano difettate, e quindi ci può stare che in un lotto di perline dal quantitativo grande
capiti all'interno qualche perlina del genere. Niente, ragazze, io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!